Buongiorno, benvenuti all'appuntamento di febbraio con il punto sui mercati. Siamo qui con Alberto Zorzi, responsabile della direzione investimenti. Ben trovato Alberto. Grazie, ben ritrovati. Partirei dalle banche centrali. Il mese scorso abbiamo segnalato che i mercati scontano un importante ribasso dei tassi ufficiali da qui a fine anno. Fed e BCE, che messaggi hanno trasmesso nei meeting di gennaio? La narrativa rimane improntata alla cautela, come è normale che sia. Sappiamo che l'inflazione è in discesa, ma i dati mese su mese potrebbero essere volatili, occasionalmente anche in controtendenza. Inoltre i dati macroeconomici sono tutto sommato buoni, per cui non c'è ragione per attendersi messaggi particolarmente accomodanti. A proposito di dati macroeconomici, anche le previsioni di crescita sono incoraggianti. Il quadro costruttivo descritto da Fed e BCE a dicembre trova conferme, ad esempio nei report del Fondo Monetario Internazionale. Cosa dice questo report? Un anno fa, di questi tempi, economisti e investitori si domandavano se fosse possibile ottenere un deciso rientro dall'inflazione senza generare una recessione. Dati e previsioni oggi ci dicono che le banche centrali sembrano essere riuscite a orchestrare un cosiddetto soft landing, un atterraggio morbido, vale a dire far scendere l'inflazione in un contesto in cui la crescita rallenta ma rimane positiva. Quindi ci sono le condizioni che permetterebbero alle banche centrali di ridurre i tassi ufficiali, ma abbiamo anche detto che non c'è urgenza per procedere. Sarà questo il tema dei prossimi mesi? Direi proprio di sì. Storicamente le banche centrali sono intervenute al ribasso in presenza di un'economia che dava chiari segnali di sofferenza. Oggi non è questa la situazione. Come abbiamo commentato qualche mese fa, andrà fatta una valutazione sulla base della situazione delle condizioni finanziarie e anche in questo caso oggi non c'è urgenza. Non c'è urgenza, ma i mercati rimangono molto sbilanciati in questo senso. C'è il rischio di correzioni? Non darei enfasi a possibili correzioni perché sono qualcosa di fisiologico e sono motivo di preoccupazione in particolare per chi opera con capitali presi a prestito. Credo sia importante tenere presente che l'attuale contesto di mercato vede una crescita moderata, un'inflazione in convergenza verso il target e tassi ufficiali che a fine anno saranno più bassi dei livelli attuali. Il Covid, lo scoppio di una guerra, ricordano che le cose possono cambiare anche rapidamente, però il quadro che abbiamo delineato va letto con una relativa fiducia. Bene Alberto, grazie. Ringrazio tutti per averci seguito e ricordo di rimanere aggiornati sul nostro sito Arcafondi e su tutti i nostri canali social. Arrivederci.